Voi là, ecco, ci siamo Ciao, buonasera. Ciao. buonasera a tutti i follower di David Puente. Benvenuti. Ciao, buonasera agli buonasera. avvocati di David Puente che ovviamente ci seguiranno stasera. Dai, venite a fare un po' di flame. E stasera, stasera tra l'altro, proprio David Puente ci va a nozze. Perché abbiamo un ospite che penso che per David Puente sia uguale a Goebel. L'antiCristo, non l'antisatana No, non ho sentito. Cosa hai detto Che sia uguale a Goebbels Penso che per puente tra Stefano Orsi ah. e Goebbels ci siano delle differenze soltanto anagrafiche, ecco. ma visti i ruoli, morto. forse più Goebbels lui di me. Comunque. Eh, <ride> eh, comunque, per la prima volta, finalmente abbiamo con noi Stefano Orsi, che seguiamo da un bel po' di tempo, in questo anno, soprattutto già da prima, ma in particolare in quest'anno e mezzo di come la chiamiamo noi, seconda fase della guerra per procura in Ucraina della NATO contro la Russia, è stato uno degli osservatori diciamo più eh, pignoli, continui eccetera, e ha tirato su un canale che va alla grande, fa un sacco di sì, insomma, visualizzazioni, di... sto mese ho fatto circa 400.000 visualizzazioni. 167.000 ore di visualizzazione. Quindi dicia, diciamo in questo mese ha fatto più visualizzazioni di quanto David Puente potrà mai fare in tutta la sua vita, anche se campasse 150 anni. Quindi, e, ovviamente e di diciamo, ascolto, ci, perché... ci, sono, ci sono delle gelosie. Ecco, diciamo. No, no. no. <ride> e, no. Mh, e niente, ora tra l'altro appunto ci siamo messi d'accordo che quando, quando da, stasera insomma non c'è... E dall'Alio semplicemente perché aveva altri impegni, eccetera, e abbiamo colto al volo l'occasione per invitare per questo grazie, debutto. Sul di Stefano è un onore, è un, onore è un piacere, no, ma... è un onore per me, lasciatemelo dire. Sì, sono io faccio l'osservatore, azzardo analisi, ma non sono un giornalista investigativo come invece fate voi questo lavoro perché io seguo tante. Vostre inchieste sono molto interessanti molto ben fatte, complimenti. Bene, grazie mille, ci fa molto piacere. Comunque, abbiamo appena dall'Aglia visto che invitavamo Stefano. Ha detto: Ma come lo invitate proprio quando non ci sono io? E quindi abbiamo già eh, più o meno, insomma, stiamo probabilmente a, a brevissimo. Insomma, ce li avremo in combo e magari facciamo quella volta lì, non, fa, non invitiamo nessun altro e facciamo un'ora e mezzo di diretta solo su questi temi qua, che tanto voglio dire di robe da imparare sì. da loro due ce n'è. Ce n'è in abbondanza e quindi bando alle ciance io partirei subito, prima, ma ehm, posso partire io con la domandona generica o volete ma le partire nostre. voi con le domande nostre? Noi avevamo appunto intanto no, un aggiornamento sulla controffensiva sulle truppe di Kiev che superano la prima linea, insomma come sta andando questa controffensiva, ora sembra sì. che stia succedendo qualcosa dopo tre mesi. Diciamo, non di stallo, però non è successo granché. No, no, il, il, il bisogno, non bisogna farsi ingannare dal, dai confini del, del fronte perché non è su questi termini che si può giudicare eh, l'attività eh, offensiva di questa, di questa guerra. Eh, in realtà è dall'intensità degli scontri, e dalle perdite che si hanno, che si vede quanto eh, è feroce, quanto eh, è attiva questa guerra non, non c'è stallo, c'è un continuo afflusso di truppe, di mezzi, un continuo esaurirsi di queste e sostituirle con le nuove. Leggevo oggi i nuovi criteri di, per gli arruolamenti richiesti dal governo, che praticamente da entrambe si... le parti, stai dicendo però. No, 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 io sto parlando principalmente del fronte ucraino, perché usano due strategie differenti nella conduzione del, e nella gestione delle, degli scontri a fuoco. Eh, la, la dodicesima mobilitazione, credo che sia la dodicesima, eh, mobilitazione ucraina vedrà nuovi requisiti. Eh, richiesti per l'arruolamento che praticamente eliminano i requisiti, e cioè, eh, se hai ancora tutte e due le gambe, eh, sei abile per essere arruolato, eh, se non ti manca un arto, viene arruolato, se sei malato ma stai in piedi, viene arruolato lo stesso. Eh, il ministero della difesa ha richiesto a tutte le aziende ancora attive gli elenchi del personale non estremamente necessario. Questo vuol dire che si presenteranno nelle fabbriche in un giorno di lavoro e chiameranno delle persone, in base all'elenco dato dal direttore, e li porteranno direttamente al fronte. E questo è il problema. Eh, C'è a quanto pare una drammatica necessità di, di truppe nuove eh, e questo avviene perché? Perché, se da un lato c'è bisogno di truppe fresche, dall'altra le truppe spariscono. Eh, questo nel, nel settore russo non c'è. A parte la prima mobilitazione di, di 300.000 soldati, e la campagna pubblicitaria di invito ai cittadini ad arruolarsi, non c'è stato nulla. Eh, quindi, da un lato abbiamo 12 mobilitazioni, abbiamo una ricerca spasmodica di, nuove, di nuovo sangue, di nuova carne da mandare al fronte e dall'altra questo non lo vediamo. Eh, io ripeto, a causa della tipologia di scontri generalmente basata sull'uso di artiglieria, sento un eco... Ah. Quando, eh, abba, quando alziamo qua senti un eco, sì, sì, vai tranquillo. Sì. Eh, le vittime a causa della preponderanza dell'artiglieria russa rispetto a quella ucraina sono molto di più dal lato ucraino, circa 3-4 a 1. C'è un lavoro poi tra l'altro di, di un gruppo occidentale che si chiama Mediazona, che da, dall'inizio del conflitto segue una logica nel, nel ricercare in maniera sistematica e scientifica i necrologi eh, sul fronte russo, e cioè nell'ambito degli annunci sui social e sui giornali locali dei morti, ed è arrivata credo a, a poco più di 30.000, ipotizzando che sia un 50% o che manchi un 50% di questi, e quindi arriviamo sui 45.000. In tutto che corrisponde grossomodo ancora alla mia stima io ero arrivato tra i 160 e 200 mila di caduti ucraini invece cifre più alte mi sembrano molto troppo esagerate e spero sinceramente che non siano tanti così eh, anche perché molti di questi sono padri di famiglia gente che non voleva andare in guerra non è esaltata è stata chiamata a farlo e deve, ecco, è costretta, non, non sono battaglioni nazisti, per capirci. Eh, allora, la guerra e l'offensiva in questo momento in particolare sta vivendo una fase di attesa, e cioè alcuni segnali, lo scrivevo proprio tra ieri e oggi, eh, mi indicano che ci si possa trovare alla vigilia di una nuova spallata molto potente da parte degli ucraini. Eh, innanzitutto, sul fronte di Trarabotino e Verbovo si è leggermente abbassata l'intensità dei combattimenti, gli ucraini non hanno tentato eh, nuovi sfondamenti in forze, hanno mantenuto le posizioni. Eh, nel contempo sono emersi dei video in cui mostrano, come fanno di solito, alcune unità presenti, pronte a partire. Eh, carri armati Leopard 2 a 4 modificati con una corazza reattiva contact perché hanno dato prova di avere poca resistenza ai colpi diretti anche solo dei, dei droni Lancet eh, e eh, quindi sono stati rinforzati e modificati. Eh, questo lo fanno gli ucraini alla vigilia di una nuova offensiva, di una nuova spinta offensiva, di un nuovo attacco. Facevano le pubblicità in cui dicevano di stare zitti no? eh, ai loro cittadini, però loro parlano sempre tanto. In realtà ci tengono a far vedere quando stanno per partire. Eh, allo stesso tempo hanno iniziato alcune offensive sul settore di Artyomosk, Bakhmut per gli ucraini. Eh, hanno nuovamente attaccato Kleschevka, Andreevka, che sono nella zona sud e sono strategiche per il controllo del, del settore sud della città hanno, sono arrivati al limite della ferrovia eh, a nord hanno attaccato anche oggi nella zona nel settore di, di soledar nuovamente a nord di soledar dove c'è la frazione sacco e vanzetti dove hanno già attaccato altre volte ma sono stati respinti anche questi attacchi di disturbo ci dicono che stanno facendo pressione su altri settori per confondere o nel tentativo di confondere i comandi russi, e cioè abbinano una serie di attacchi secondari per distrarre dall'attacco principale. Eh, nel settore più a nord, invece, da Kremennaya fino a Kupiansk, continua eh, la pressione, l'iniziativa pre da parte russa, che, con tanti piccoli attacchi nella zona di Makhevka e nella zona più a nord verso Kupyansk proprio mantengono eh, a, mh, tesa la situazione e hanno costretto le forze ucraine, i comandi ucraini a portare rinforzi in questo settore. Io ad esempio ho visto che proprio nel settore a sud di, a nord di Kupiansk, scusate, a nord-est, eh, sono passati gli ucraini da quattro brigate che c'erano prima a 10. Il che vuol dire che a causa della forte presenza di unità di artiglieria russa che avevano preso sopravvento su quelle ucraine quasi annichilitele eh, hanno dovuto spostare qui nuove unità e questo gli ha impedito di, di portarle laddove ad esempio avevano più bisogno cioè dove c'è l'offensiva in corso quindi la strategia russa da questo punto di vista sta funzionando perché hanno costretto a ehm, eh, subire la loro iniziativa, la loro strategia ai comandi ucraini e non viceversa, a sud, invece, il terzo fattore che mi dice eh, che eh, si è in preparazione una grossa offensiva da parte ucraina, è il fatto che i comandi russi stiano iniziando, anzi, abbiano già spostato e stiano spostando ancora oggi eh, delle unità da alcuni settori dove non erano impegnati nei combattimenti parlo delle terze linee, la 76esima divisione d'assalto che è stata oltretutto rinforzata con un battaglione di carri armati e eh, ieri mi sembra la 41esima eh, armata eh, dell'esercito. Eh, questo è importante perché spostano grandi unità ma non le mettono al fronte, guardate bene perché la, mm, eh, il mainstream, cioè l'informazione, chiamiamola filo ucraina, eh, ha subito interpretato la cosa vendendola in maniera speculare alla situazione ucraina. L'Ucraina, per fare l'offensiva, aveva spostato la 82esima brigata d'assalto al fronte in prima linea e ha sfondato verso Verbovo. Sono stati loro a oltrepassare, a raggiungere, oltrepassare in un punto. La prima linea eh, offensiva, ma era un'unità di riserva che doveva servire per andare a prendere Melitopol a maggio. Erano usciti gli articoli che la presentavano con questo, questa funzione specifica. Ecco loro allora, specularmente, dicono: Ecco i russi hanno finito le truppe, l'offensiva ucraina li sta esaurendo, tanto che devono spostare le unità da una zona all'altra. No, non è così. Perché dietro queste unità ci sono quattro corpi d'armata, quattro armate anzi, che non vengono chiamate, semplicemente hanno spostato questa unità qui, probabilmente anche la 41esima, eh, dietro la seconda linea di difesa. Perché agiscono in maniera simmetrica rispetto ai movimenti eh, ucraini. Nelle retrovie di Orykov hanno visto con i droni d'osservazione colonne di rinforzi che arrivano stanno accumulando forze gli ucraini per questa offensiva, che voglio, perché con questa loro vogliono sfondare le linee di difesa russe, penetrare in profondità o lì di fianco a, al fronte dove hanno creato un saliente a sud-est di, di, Rabot, sud di Rabotino, per capirci, o di fianco eventualmente, ma è rischioso perché rischiano di trovare campi minati vergini non ancora eh, drenati dai mezzi eh, iniziali, per cui verrebbe più naturale pensare quello, con il rischio di trovarne altri magari di fronte alla seconda o alla terza linea di difesa, che poi tenete presente la terza linea, è la più eh, massiccia, quella più preparata, dove hanno lavorato molto con cemento armato, difese fisse e cannoni anticarro e via dicendo. E quindi è un rischio pesantissimo quello che si stanno prendendo. E io capisco che i russi abbiano, onde evitare un effetto tipo quello di Kharkov, stanno simmetricamente rinforzando le retrovie, proprio per creare una grande profondità di difesa che permetta, anche in caso di oltrepassare, che oltrepassassero la prima linea, quindi la prima linea di difesa, di trovare forze adeguatamente numerose e soprattutto preparate come addestramento a una difesa adeguata a fermarli e di conseguenza se si fermano incuneati nelle linee eh, di, nemiche di fatto essere massacrati perché incunearsi in profondità e poi essere bloccati in uno stretto ismo di territorio significa finire sotto un fuoco eh, massiccio di artiglieria anche dell'aviazione e di fatto subire un numero di perdite enorme. Eppure sembra che questa sia una strategia che gli ucraini vogliano perseguire, similmente a quanto avevano tentato di fare a Kherson, dove erano stati fermati tra l'altro da forze in, in eh, minoranza numerica e non preparate a livello di strutture e dall'altra parte a Kharkov, dove invece avevano trovato dietro, per errore, come avevo scritto allora del comando, mi sembra ci fosse il generale Lapin, che non aveva rinforzato né creato strutture difensive in profondità, che non aveva probabilmente richiesto, o se richieste gli erano state rifiutate, eh, rinforzi e truppe eh, per eh, difendere adeguatamente la, la regione. E che quindi avevano dovuto ritirare una volta che gli ucraini erano penetrati dietro le linee. C'era stata questa ritirata progressiva, fino a dove il generale Dvornikov invece aveva detto poi che dovevano fermarsi. Dvornikov eh, eh, ridisegnò in parte questa, questa struttura. Su invece, decise, a seguito del, della ritirata, è stato nominato poi lui. Comandante delle operazioni, ma ha posto mi sembra almeno due condizioni. La prima di poter eh, disporre dei mezzi e delle unità di cui aveva bisogno, quindi di decidere anche di dove posizionarle, e la seconda di avere la mobilitazione per avere le truppe necessarie a fare quello che doveva fare. E lui prese la decisione di ritirare invece le truppe da Kherson. Kherson non è stata una conseguenza. Dell'avanzata e dell'attacco ucraino che era sotto controllo, ma è stata una decisione strategica per evitare di trovarsi eventualmente in difficoltà, casomai avessero fatto crollare la diga, come poi è successo, perché questo li avrebbe posti in una condizione di isolamento. Incapaci di essere riforniti adeguatamente, sostenendo o comunque ricordiamo poi appunto le linee di rifornimento: erano due ponti che comunque erano presi sotto attacco continuamente, quindi eh, con... anche Gilo. al di là della diga, diciamo il problema del rifornimento certo. di, quel, di quel pezzo lì, era, era... cioè beh, Col... anche oltre la diga. Ecco, non era collegamenti insufficienti a sostenere un'armata, eh, un chiamiamola che sotto attacco ha necessità di rifornimenti continui ed enormi di eh, materiale bellico. Eh, Un'offensiva un ad elevata intensità eh, consuma quantità di materiale che nessun magazzino può contenere, chiariamolo, perché non c'è limite, è un pozzo senza fondo. Quindi ha bisogno di questo flusso continuo e continuo di, di materiale che arrivi per sostenerlo e comunque non, non è sufficiente, a un certo punto si devono fermare, accumulare materiale nelle vicinanze per qualche giorno e infatti proprio ieri sera hanno colpito tre magazzini nella zona di ehm, Zaporoge, eh, gli ucraini, i russi scusate. Perché questo? Perché evidentemente vedono dove ci sta, stanno avvenendo questi accumuli, non possono nasconderli a lungo, i droni d'osservazione li vedono, li captano e quindi vengono segnalati e li colpiscono. E poi c'è stato un altro segnale, sono arrivati rifornimenti di eh, carburante, che è ovviamente necessario alle forze meccanizzate che devono muoversi e li hanno colpiti eh, questa mattina intorno alle 4 o alle 5 con i Geran 2 al porto di eh, Remi sul Danubio. Hanno colpito, ho visto le foto, con molte autocisterne in fiamme o distrutte, quantomeno, perché si stavano rifornendo, lì arrivano le chiatte con i raffinati petroliferi che probabilmente, presumo, paghiamo noi e che servono non solo alle forze armate ma anche credo a tutto il paese, alle esigenze del paese. Ecco, siamo in un momento credo di, di attesa, potrebbe esserci in ballo qualcosa di, di grosso nei prossimi giorni, probabilmente potrebbe anche darsi domani per via della visita di, di, di Erdogan che facciano il solito regalo. Badano molto a questi aspetti mediatici gli ucraini, ho notato, le ricorrenze, le date, gli eventi, ci tengono a rovinare la festa agli altri. Per fortuna non l'hanno fatto con le scuole, insomma, il primo di settembre i ragazzi ricominciavano ad andare a scuola e almeno quello è stato evitato. Ma che eh, ricordando sì. ricordando Beslan, intendo. C'è anche una news, sembra che Zelensky abbia proposto di sostituire il ministro della difesa, quindi via Reznikov ah, e al suo posto. Al ah, ministro, scusa. Sì, sì, il ministro della difesa. E perché secondo te è questo avvicendamento? Credo che sia contentissimo di come sta andando l'offensiva è un premio cioè, fatto così lo vuole tanto. premiare lo vuole, gli vuole togliere lo vuole mandare un po in ferie perché dice che è stressato probabilmente è un po come Wallace anche Wallace credo che fosse contentissimo Vai. sì perché Reznikov è dall'inizio del conflitto che è ministro della difesa sì. mm. esattamente. esattamente adesso a parte gli scherzi eh, è chiaro che possono essere emersi molti eh, dissapori eh, tra di loro. Ci sono stati dissapori anche tra Zalusni e il presidente Reznikov, eh, anche lui probabilmente ha preso delle sue scelte, ha fatto delle scelte e eh, come ogni buon eh, dittatore... Eh, anche Zelensky non, è, non si esime dalla logica della eh, colpa è sempre di qualcun altro, no? mai la mia. E di conseguenza la, le dimissioni o la, la, il dimissionamento del ministro della difesa rientrano in questa logica di trovare sempre un capro espiatorio che eh, si faccia carico del, dei fallimenti. Ecco, ora che alla vigilia di un'eventuale nuova offensiva cambino il ministro, magari puntano tutto su questa e se avrà successo sarà tutto merito solo del presidente che ha cacciato l'incapace. Se invece sarà un fallimento sarà colpa comunque sua che aveva predisposto le cose. Eh. Claro, claro. Andiamo sulla Russia, questo sì. <ride> gioco dello scaricabarile ormai mi sembra anche molto chiaro da parte no, occidentale se... mm -hmm. sì. sugli ucraini. Allora, allora, invece, sul fronte russa, quindi, se ci parli più nello specifico di come stanno andando le cose. Eh, da, Dall'altra parte e mm. quanto la caduta in disgrazia e poi la morte di Pregogina ha influenzato le decisioni dei vertici russi. e Già ti preannuncio una domanda dalla chat di eh, Twitch di Jets Corea che dice cosa cambia dal punto di vista strategico la messa a servizio da parte della Russia dei missili qua io sbaglierò l'accento sarmat sarmat, sarmat sì. ok satan 2 o sarmat ah dicitura nato satan 2 sarmat russo allora <coughs> Dal punto di vista russo noi dobbiamo registrare che ehm, c'è un coinvolgimento crescente eh, dell'entroterra russo nel conflitto. La strategia ucraina quindi eh, si è rivolta verso il coinvolgere eh, la popolazione, sbagliando tra le altre cose in questo, nel conflitto, e cioè colpiscono eh, i palazzi di Mosca o mandano comunque droni contro Mosca eh, e altre città hanno colpito le stazioni hanno colpito aeroporti civili eh, palazzi in genere eh, zone civili eh, perché eh, vogliono che la popolazione senta il peso della guerra in Russia a detta di alcuni amici che sono appena tornati la situazione è tranquilla, era stato in altre città, a Kazan, a Mosca stessa, la, è tutto tranquillo, cioè non, non si avverte quasi che ci sia un conflitto, proprio se non in qualche discussione magari che sentono. Eh, e questo per gli ucraini è una cosa negativa, loro vorrebbero che la popolazione sentisse il peso del conflitto perché pensano... Nelle loro intenzioni di mettere contro la popolazione al governo, invece stanno ottenendo l'effetto opposto, e cioè che la popolazione eh, si leghi di più al, eh, al governo proprio perché si sente attaccata. In effetti, uno degli aspetti secondari è che da quando sono iniziati e aumentati gli attacchi verso Mosca, sono aumentate nelle regioni colpite gli arruolamenti volontari di giovani e altre persone che si arruolano per difendere il paese perché si sentono attaccati e quindi sentono il dovere come cittadini russi di difendere il paese. Quindi da questo punto di vista gli ucraini stanno facendo il gioco in realtà della Russia, ma credo che sia un problema anche di indicazioni spesso che arrivano dalla, dalle strategie britanniche. Eh, gli inglesi hanno sempre cercato di colpire le città o le popolazioni del loro nemico eh, per scatenare una reazione che eh, spostasse l'attenzione del loro nemico dalle, dagli obiettivi magari strategici, che potevano essere ad esempio nella seconda guerra mondiale gli aeroporti, eh, le ferrovie, le industrie britanniche, a un obiettivo civile a loro volta, cioè Londra. In questo caso forse si aspettano che la Russia si metta a bombardare i civili a Kiev cosa che penso non faranno mai nella maniera più assoluta. Allo stesso tempo noi vediamo che spesso e volentieri eh, la nostra propaganda o eh, l'informazione che arriva dall'Ucraina eh, dica che molti danni ai palazzi eh, vengono causati da, da missili o droni russi, quando invece molte volte sembrano proprio il frutto di falliti lanci di sistemi antiaerei che anche secondo eh, il rapporto di Amnesty International eh, gli ispettori di Amnesty avevano registrato che abitualmente gli ucraini piazzassero all'interno delle zone abitate anche densamente abitate i sistemi di artiglieria o eh, i sistemi di lancio antiaereo questo espone Inevitabilmente i palazzi a fianco dagli errori di lancio dai lanci falliti. Il missile ricade a terra entro breve distanza e colpisce quello che trova di fronte a sé. Se è un, pa se è un parco senza nessuno, bene. Se è un palazzo, lo, lo danneggia gravemente con tutte le persone all'interno. Cosa che peraltro probabilmente è probabilmente successa alla stessa cattedrale della Trasfigurazione a Odessa perché era colpita dal lato interno dell'Ucraina e cioè verso il mare e cioè da dove c'erano le batterie antiaeree verso dove passavano i missili da crociera per capire quindi la logica dice che era stato colpito da un missile a bassa quota che cercava di colpire un missile cruise a sua volta a bassa quota viaggiano a 30, 40 50 metri da terra e quindi per colpirli anche i missili antiaerei non possono certo volare alti devono volare bassi a loro volta eh, quindi la situazione in Russia oltretutto ha visto recentemente attaccare con successo degli aeroporti causare dei danni con droni di piccole dimensioni a dei, dei mezzi costosi ma sempre in produzione teniamo presente che la, la Russia sforna il Yushin 76 a ciclo continuo però ha incrementato anche la produzione di questi recentemente ne ha più di 100 in servizio, quindi perderne due e due danneggiati non è un grandissimo danno. Il problema, a mio giudizio, è che questo fatto non è successo già poche volte. Hanno già dato prova più volte di colpire degli obiettivi che, secondo una logica sovietica che vedeva gli aeroporti molto lontani dalle linee del fronte con la Nato, eh, privi di, di, di protezioni eh, valide, cioè privi di bunker eh, corazzati, cosa che invece da noi spesso e volentieri ci sono, ce li ha anche la Libia, glieli abbiamo costruiti noi, ce li ha la Siria perché era sottoposta agli attacchi di Israele, la Russia non li ha mai costruiti perché? Perché era 700-800, 1000 km dietro le linee nemiche, e di conseguenza non sentiva questa necessità. Ma per la miseria, saranno almeno dieci anni che sai che presto o tardi su, potresti subire degli attacchi e anche loro presumo che se hanno un po' di granusalis in testa eh, avrebbero dovuto eh, provvedere per tempo a una difesa a una barriera fisica che dividesse il, il mezzo che è esposto da rischi esterni e quindi provvedere a creare adeguate strutture di protezione, cosa che non hanno fatto ehm, adesso. Vedremo oltretutto dai video che sono emersi. Eh, ho rimodulato quindi la mia lettura dei fatti. Sono stati dei droni di tipo differente da quelli che mi aspettavo. Io mi aspettavo dei droni con guida eh, GPS preprogrammata che arrivassero sul posto. Invece sembra che siano stati droni di piccole dimensioni che hanno sganciato degli ordini sopra gli aerei e quindi necessitavano di controllo sul posto e di lancio sul posto. Quindi similmente a quei droni che erano arrivati vicino al Cremlino e che probabilmente erano stati lanciati dall'interno della cerchia urbana eh, di Mosca, anche questi probabilmente sono stati lanciati dalle vicinanze di quell'aeroporto e il grosso problema è difficile da, da evitare perché incredibilmente le frontiere russe non sono chiuse e non lo sono neanche i cittadini ucraini che escono dalle repubbliche baltiche vanno a trovare i parenti nel paese parenti che può essere anche parenti di Budanov per dire eh, il capo dei servizi segreti per capirci e poi rientrano nel paese in eh, Russia ricordiamolo che eh, fino al 2022 erano migrati mi sembra intorno ai 5 milioni di ucraini se ne sono aggiunti poi altri 3 mi sembra eh, dal febbraio del 2022 quindi ci sono a spanne circa 8 milioni di cittadini che hanno parenti in Ucraina e che quindi hanno giustificazione per spostarsi eh, tra i territori dei vari paesi. Non lo fanno sicuramente attraverso la frontiera diretta, ma per interposto paese ci possono andare. E questo è un problema non da poco. Poi la seconda domanda era invece legata. ai Satan. Cosa Il cambiano allora, i Sarmat? La caratteristica del Satan 2. È eh, tutto nella sua gittata, il SATAN 2 è in grado di colpire gli Stati Uniti da qualunque lato del mondo perché, a differenza di altri che fanno una traiettoria polare in genere, o quantomeno transoceanica, il Satan 2, con 18.000 km di gittata. 18-20 può portare le sue 15 testate fin negli Stati Uniti dal Polo Sud, quindi facendo il giro opposto. Questo che cosa significa? Significa che mette in seria difficoltà e va rimodulata completamente tutto l'impianto della difesa missilistica antimissile americana, che è principalmente basata sull'intercettazione. Dei, eh, degli CBM o delle testate in rientro praticamente quasi tutte sopra il Canada <ride> cioè io fossi negli Stati Uniti starei tranquillo, fossi un canadese un po' meno ecco. però il punto è che loro intercettavano eh, verso nord e cioè verso la, la rotta polare questo è un problema grosso perché eh, non sono preparati ad affrontare questo tipo di, eh, di missile. Secondo aspetto eh, che caratterizza questi missili è la tipologia delle testate, sono in grado di portare vari tipi di testate, MARV anche, che hanno una capacità di variare la rotta eh, e quindi di ehm, alterarla e eh, siccome il sistema di intercetto americano è basato su un'intercettazione cinetica, eh, quindi con un colpo diretto del, del missile intercettore sulla rotta calcolata dal del vettore di rientro, della testata di rientro, ecco che i problemi eh, si vanno sommando. Inoltre può portare anche le testate di nuovo tipo, cioè gli aglianti ipersonici che adesso ho un'amnesia e non mi ricordo come diavolo si chiamano e vabbè mi verrà in mente stanotte e mi sveglio di colpo urlando e mia moglie dice cosa c'è? ecco era quello il nome il, questo tipo di agliante varia innanzitutto non viaggia su una rotta balistica eh, viaggia a una quota molto più bassa, mm, varia la sua eh, rotta, altitudine in funzione dell'inganno dell delle difese eh, radar nemiche, oltretutto viaggiando a quota più bassa viene intercettato molto dopo. Anche lui si avvicina intorno ai Mach 20 agli obiettivi e poi, a seconda di, di come interpreta anche le difese nemiche, varia la sua rotta e si avvicina in maniera eh, non, non, pre, diciamo, non può essere predetta dai calcoli eh, e la colpisce quindi in maniera certa. Gli aglianti di questo tipo, mh, li ha creati anche la Cina, hanno addirittura ottenuto una, una soluzione eh, inattesa che si credeva di non, che non potesse essere ottenuta. E cioè l'attestata, l'aglianti personico cinese è in grado di rilasciare Ordigni eh, lungo il suo percorso quindi anche di, lascia, di rilasciare testate secondarie eh, mentre eh, compie la sua rotta di avvicinamento all'obiettivo principale. E questo è un passaggio molto importante. Oltretutto, dobbiamo tenere presente che abbiamo parlato della testata eh, soviet, sovietica, russa, della testata dell'Aliante cinese, non abbiamo parlato dell'Aliante americano perché non ce l'hanno. Loro sono ancora con la nuova generazione di Minutemen, ma fondamentalmente questo strumento eh, gli è ignoto per ora. Stanno studiando, ma non hanno ancora definito bene le caratteristiche di un missile ipersonico. Un vettore, un aliante ipersonico eh, non è stato ancora sperimentato da parte americana. E, e quindi questo cambia molto a livello di deterrenza della Russia nei confronti degli Stati Uniti. È un po' un biglietto da visita che gli dice, caro Biden, se conti di portare la guerra in casa nostra, rimanendo indenne tu te lo scordi. L'hanno già detto più volte i russi, un mondo in cui non ci sia la Russia non ci interessa e quindi se gli americani hanno intenzione di andare avanti su questa linea che vuole vedere la cancellazione della Russia credo che incorreremo in qualche brutto problema soprattutto qui in Europa tra le altre cose che è un po' sempre la solita strategia degli americani no? far la guerra sempre in casa da altri sempre, la, sempre, è sempre, sempre, andata... qua, ecco qua. È sempre bene così e poi la domanda che mi ha fatto eh, dalla chat di e cioè eh, era precisamente No, no, era questa, eh, era, questa era questa, no, era questa. questa okay. sì 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 poi sì. mi avevate chiesto di Prigozin allora Sì sì, sì. era quella la seconda in ordine un... Ok sì. Prigozin ehm, eh, la vicenda di Prigozin eh, mi ha un po' scombussolato nel senso che mh, io ho mal sopportato tutta la serie di dichiarazioni che ha fatto perché in una logica di, di conflitto, avere delle persone che prendono delle posizioni in quella maniera, rilasciando dichiarazioni anche contro le unità dell'esercito, aveva detto, testuali parole, che aveva dato ordine di sparare alle unità dell'esercito che abbandonavano le posizioni. Eh, non ha fatto una grande impressione, soprattutto nell'ambito delle fila dell'esercito. Tra i soldati, se tra la popolazione sui media è molto popolare la Wagner, mi dicevano anche dal posto che tra i soldati lo è molto di meno. Proprio per questo tipo di dichiarazioni rilasciate da Prigozi, eh, oltretutto, durante l'ammutinamento, hanno ucciso e causato la morte di diversi soldati, anche questo non era secondario. Eh, un incidente sì, era prevedibile, come soluzione del problema, eh, tutti ne hanno dei vantaggi, l'amministrazione russa anche, chiaramente, eh, però ci sono alcuni aspetti nel, in questo incidente mh, che mi lasciano perplesso. Il primo di questi è il fatto che è difficile che un incidente avvenga proprio a ridosso di una festività importante ucraina. Eh, già in passato è successo che gli ucraini neghino eh, la loro responsabilità in atti di terrorismo ricordiamo che hanno ucciso commettendo un crimine di guerra grave dei civili volontariamente durante l'attentato al ponte di crimea perché sapevano che avrebbero fatto morire quantomeno l'autista del camion che era ignaro anche a loro e quindi un assassino alias terrorismo allo stesso modo hanno ucciso Uh, avrebbero ucciso del personale civile anche in questa uh, situazione. E cosa cioè, si eh... propendi, la, cioè, propendi per un'ipotesi di un, attenta un attentato, la tua ipotesi è che sia da parte ucraina? La mia è un'ipotesi che lascia la strada aperta a varie letture e cioè non può esserci l'univoca lettura di dire è stata la Russia di Putin a eliminare Prigozhin. Perché? Perché? Perché Prigozhin era l'autore, il fautore, il protagonista della più grande sconfitta militare ucraina. Se noi andiamo a vedere nel passato cosa è successo ai comandanti militari che hanno causato pesanti sconfitte all'Ucraina, iniziamo a leggere l'eliminazione di Alexei Mozgovoi, eh, Arsen Pavel, detto Motorola, eh, Givi anche lui comandante, eh, uno del battaglione Somalia, l'altro del battaglione Sparta, tutti eliminati in attentati. Eh, Zakarchenko era presente, ex presidente della DPR, era presente addirittura sul fronte ehm, di odi oggi nomi. L'ultima grande battaglia che avevano compiuto eh, le forze ucraine quando sono state sconfitte sul fronte di eh, maledetta arterio De Balzevo. De Balzevo ecco. Meno male che c'è la mappa che mi viene in soccorso. A De Balzevo erano stati sconfitti pesantemente e c'erano le unità di, di tutte, di tutti e tre anzi quattro, perché c'era anche Zakarchenko presente. Eh, di conseguenza sono stati poi tutti eliminati uno dopo l'altro. Dobbiamo quindi dedurre che abbiano deciso di, diventa, di cambiare la loro strategia? No, non credo. Quindi io lascio aperta l'ipotesi anche di un'eliminazione da parte dei servizi occidentali a, barra ucraini, perché anche loro ne avevano il movente e la possibilità. Il servizio di sicurezza attorno a quest'aereo credo che fosse qualcosa che definire penoso eh, è poco perché eh, far visitare un, un aereo che dovrebbe portare delle personalità a rischio attentati da due sedicenti acquirenti del servizio beh, mi sembra quantomeno strano. Eh, come so, hanno avuto accesso loro magari aveva accesso anche altro personale. Il pilota normale, quello di mh, solito abituale, non c'era nemmeno. C'era il, il, il pilota in seconda che fungeva da comandante eh, e quindi non mi sembra che fosse ci fosse poi tutta questa, questa attenzione all'aeroporto. Ricordiamo anche che poco prima dello scoppio della guerra. Eh, un AWACS eh, russo eh, parcheggiato nell'aeroporto, se non sbaglio, di, di Mosca, in attesa di ricevere alcuni pezzi di aggiornamento, era stato visitato da ignoti, ignoti agenti di qualche servizio che erano penetrati all'interno dell'aereo, trafugando anche qualche materiale. Non è che queste cose facciano fare una gran figura ai servizi di sicurezza, però bisogna tenerne conto di quello che succede. Quindi in una struttura come quella di Mosca, dell'aeroporto di Mosca, che è molto trafficata, non è che eh, abbia una sicurezza così impenetrabile come può essere un aeroporto militare. Di una base di riguardo, ecco, di conseguenza non è scartabile l'attentato eh, con una bomba eh, posizionata all'interno dell'aereo. Dell Avevo subito scartato, viste le prime foto del, dell'aereo, un eventuale attacco con un missile Terra, perché non c'erano assolutamente segni. Sul, sul, sulle ali dell'aereo, fotografate sullo scafo, segni caratteristici di un po' tipo quelli di un volo dell'Italia, che non sto a citare, che avevano dei buchi simili, ecco, claro. tanto per dire. Invece una domanda sempre specifica eh, sulle armi. In una recente intervista sottolineavi la questione di fornimenti armi e facevi riferimento proprio anche alle difficoltà che il fronte occidentale sta incontrando rispetto alla possibilità di produrre e quindi for fornire armi all'Ucraina. In questo senso, dalla chat di YouTube, eh, Stefano Vizzotto chiedeva... A metà settembre arriveranno gli Abrams, gli inglesi hanno detto che invieranno pure munizioni perforanti all'uranio. Cosa dici rispetto? A eh. Ora allora... hanno detto anche gli Stati Uniti che le mandano. Eh, anche gli Stati Uniti dicevano nella sì. al chat. Allora, eh, per quanto riguarda le armi, gli Stati Uniti sono soliti annunciare l'arrivo quando già hanno consegnato. Avevamo quindi, notato, avevamo notato esatto. Quindi gli Abrams probabilmente sono già quantomeno di sicuro in Polonia. Tenete presente che la Polonia aveva già ricevuto qualche centinaio di Abrams usati, gli M1, e, e quelli possono anche essere girati direttamente. Eh, ha ricevuto anche degli M1A2, quindi col, can col cannone Rain metal da 44 calibri identico per capirci a quello che monta il Leopard 2 A4 e A5. Il Leopard 2 A6 ha un cannone invece modificato a 55 calibri più potente e quindi non può usare lo stesso munizionamento dell'Abrams. I Challenger 2 che sono stati consegnati nel numero mi sembra di 28 ma non si sono ancora visti sul fronti, ehm, necessitano di un munizionamento a parte che solamente l'Inghilterra ha perché il loro cannone è rigato, mentre quello sia dell'Abrams che del Leopard 2 è a canna liscia. Eh, il, il problema della logistica, quindi, non è di poco conto, eh, tenendo presente che. Non credo che l'Inghilterra abbia una così grande dote di proiettili da carro armato, meno che mai all'orano impoverito. A Zitomir avevano colpito un grande magazzino a maggio eh, e, ehm, e quello probabilmente aveva distrutto gran parte, veramente, delle forniture britanniche. Oltretutto erano stati colpiti altri magazzini più a sud con delle esplosioni secondarie di non poco conto, che ci testimoniavano la quantità di materiale contenuto al loro interno. Di conseguenza avevano dovuto ritardare di un mese l'inizio dell'offensiva. Ora, eh, secondo il Wall Street Journal, se non sbaglio, eh, avevano calcolato che l'Occidente ha consegnato qualcosa come 2 milioni di proiettili d'artiglieria. E rotti 2 milioni erotti di proiettili d'artiglieria in calibro 155. Dopo aver esaurito tutti quelli in calibro 152 raccolti in giro per il mondo, abbiamo dovuto fornire almeno 500 cannoni in calibro 155 per sostenere le azioni offensive del, dell'Ucraina. Eh, I 2 milioni e rotti di proiettili, però, hanno messo a seria a dura prova non solo la produzione occidentale, che è risicata nel senso che noi produciamo qualcosa come 60-70.000 colpi eh, di questo calibro all'anno come paesi occidentali, non come Italia. E 40 40.000 e li stanno portando a 50-60.000 negli Stati Uniti. Vogliono portarli a 100.000. Eh, stessa cosa vogliono fare in Occidente, qualcuno parlava di riuscire a portarla entro il 2025 a un milione. All'anno. Il problema è che da qui ad allora non si sa come rifornire questi ucraini perché la quantità prodotta è irrisoria. Se in un anno e mezzo hanno usato più di 2 milioni di proiettili e noi ne produciamo a malapena 1 milione, ne produrremo 1.100.000 adesso 400-500.000 all'anno proprio stando larghi, c'è un problema di, di far coincidere i numeri. Ecco, eh, quindi questo problema entro breve potrebbe venire al pettine. Perché? Perché se noi esauriamo o non vogliamo scendere sotto una certa soglia di sicurezza, per noi intendo, ecco che cosa diamo agli ucraini? E soprattutto chi glielo dice? Chi va a dirglielo? E allora iniziamo a vedere magari le dimissioni di Wallace, che magari era andato a dirgli assolutamente state tranquilli. Che, che vi forniremo tutto fino alla fine, ma questa fine non hanno mai specificato quale sia o di chi è. Eh? È un po' come quando parlano qui. Si difendono gli autentici valori dell'Unione Europea. Quali sono questi valori a cui stai facendo riferimento? Perché non lo dici una buona volta? Perché viene tutto lasciato nel vago. Poi vediamo a vedere che in Lettonia, Lituania o Estonia fanno delle specie di pulizia etniche tolgono il permesso di soggiorno a chi vive lì da una vita perché è cittadino russo che ha il lavoro la scuola dei figli e tutto e li cacciano dal paese in base a che cosa? alla loro cittadinanza alla loro razza alla loro appartenenza a un gruppo che cos'è questo? a casa mia si è sempre chiamato razzismo pulizia etnica qualcosa che va contro tutti i diritti dell'uomo e questo lo fa un paese dell'Unione Europea. Quindi che cosa stiamo diventando dalle nostre parti? Il faro di che cosa diventiamo? Il miliardo d'oro di qualche materiale meno nobile? Concordo, e ultima domanda. So. Che poi non c'era questa cosa della chat. Ah, so. eh, chiedere cosa. No, eh, siccome ne stavamo parlando prima, proprio dell'inizio della puntata. Eh, dice, dice, cioè, come cioè, dice, home, G, home Jim, Bayan, e dopo gli Abrams. Se gli F-16 arriveranno, gli Avengers, e se non bastano. Anche il Justice <ride> League <ride> Mi sembra abbastanza Quindi, eh, Sì, stanno studiando il nuovo il, nel Future Soldiers, avevano studiato anche un'armatura simile a quella di Iron Man. Ah. Ma non so se ha dato poi tutti gli effetti, se, se, se ha, 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 ha risposto a tutte le aspettative. Cioè, quindi la domanda mm. riguardava proprio no, l'incontro: c'è stato l'incontro a Mosca tra Lavrov. E il suo omologo turco a Canfidan e quindi domani ci sarà proprio l'incontro tra Putin e Erdogan. Sì. Quali sono quindi, qua, quale ruolo può avere la Turchia, quale tipo di strategia mh, si può profilare da questa... Posso, in posso darvi un'anticipazione. Eh, la, Turchia, la Turchia farà assolutamente gli interessi della Turchia e Erdogan farà assolutamente tutto ciò che conviene a Erdogan perché quell'uomo è, è un bastardo nel senso, nel senso che ne fa di tutti i colori però porca di una miseria io non trovo nessuno che riesca a tenere i piedi in tante scarpe come lui eh, ha eh, il sistema migliore di difesa che è disponibile sul mercato l's 400 e se lo tiene ben stretto. Gli americani gli hanno offerto di tutto pur di rinunciarci, ma le prove che gli hanno dato i suoi militari gli dicono no, a questo non rinunciamo. E i militari sono molto potenti in Turchia. Eh, hanno minacciato gli americani, gli hanno tolto l'F-35, hanno minacciato di toglierli i pezzi di ricambio dall'F-16, ma loro non hanno rinunciato a nulla. Hanno, stanno costruendo, credo abbiano quasi finito, la prima centrale nucleare eh, prodotta dalla Rosatom eh, in Turchia, che garantirà un afflusso di energia non da poco. Non è un caso, credo, che si sia interessata alla vicenda delle ex colonie francesi, Mali, Burkina Faso e Niger, la Turchia, perché sono grandi produttori di uranio e siccome loro e anche l'Egitto stanno costruendo le centrali nucleari, probabilmente anche l'Algeria si sta interessando a questo. Sono tutte e tre potenze regionali interessate a queste risorse, probabilmente le pagherebbero anche molto meglio che non la Francia. E quindi vedo dura la Francia in questo periodo, per la Francia in questo periodo. Erdogan in questo incontro con Putin, vabbè, discuterà sì di Ucraina, ma principalmente di riaprire delle rotte commerciali per il grano e tutti i prodotti agricoli russi attraverso la Turchia, in modo che dai porti turchi i turchi le vendano in tutto il mondo, dividendo chiaramente il tornaconto con la Russia e, eh, e con un po' di loro guadagno, chiaramente. Però è interessante questa strategia che porta avanti da sempre il nuovo Turkish Stream che si collegherà direttamente alla Russia mescolerà eh, nella zona del, dell'Anatolia eh, il gas russo al gas turco di Cipro al gas israeliano e quindi dirà no ma questo non è il gas russo è una miscela di gas che è un'altra cosa e quindi lo venderanno e lo venderanno loro vorrebbero addirittura fare la nostra fortuna perché vorrebbero che passasse per l'Italia e quindi non solo ehm, sostenere tutti i nostri consumi e necessità di gas, ma permetterci di diventare un hub per venderlo all'Europa centrale e quindi guadagnarci noi come paese le royalties di passaggio. Dovremmo stendere un tappeto d'oro per questo tipo di proposta che ci, porta, che ci permetterebbe di tornare ad avere energia a costi ragionevoli e invece troviamo dei politici che a quanto pare sono tiepidi su questa possibilità e non ce ne sono ragioni logiche. Credo che discutano anche di questo, perfezioneranno probabilmente il progetto e i termini in cui portarlo in esecuzione, ma principalmente discuteranno di questa sorta di nuovo accordo del grano che taglierà probabilmente fuori l'Ucraina stessa o quantomeno potrebbe rientrare, uscita dalla porta, rientrare dalla finestra però è innegabile che, che attraverso il porto di Odessa eh, oltre al, eh, al grano le navi tornate indietro portassero altro probabilmente senti ultimissima cosa visto che siamo entrati in questo argomento qua te hai seguito a lungo e con dovizia di particolare tutto il conflitto siriano eh, c'è un po' di turbolenza su quel fronte dopo molta, che appunto abbiamo molta. visto eh, con molta eh, come dire mh, ottimismo anche no? il ritorno della Siria alla Lega Araba poi eh, l'appeasement diciamo Relativo tra sauditi e iraniani, insomma, cioè nella zona ci sono anche segnali molto positivi, però ci sono anche tensioni estremamente eh, importanti, come leggi rapidamente, insomma, poi magari ci torniamo un'altra volta su questo più in dettaglio, come leggi gli ultimi sviluppi e qui reati. Allora, partendo dalla sacca della, di Dlib l'esercito arabo siriano ha intrapreso una serie di azioni di attacco contro alcune formazioni turco guidate perché andavano rafforzandosi hanno notato molti movimenti di afflusso di armi in magazzini e depositi e quindi li hanno attaccati e demoliti questo ha causato anche la reazione dell'esercito turco che occupa ancora Parte della Siria, questa strana mancanza di un aggredito e un aggressore in situazioni dove non c'è la Russia, No, eppure noi abbiamo l'esercito turco presente lì che arma e guida e comanda formazioni di tagliagole, eh, poi c'è forte tensione e scontri armati lungo tutta la fascia che va da Tel Tamer a Ain al Arab che sarebbe Kobane. In lingua turca o in arabo a seconda di come se la si dica, eh, perché in quella fascia si era svolta la terza missione turca che si chiamava Fontana di Pace, nomi sempre <ride> fantasiosi, e lì ci sono attacchi sia da parte di queste formazioni turco guidate contro le formazioni curde e anche nella zona di Teltamer. Attacchi contro la popolazione cristiana che è lì è difesa direttamente dall'esercito siriano. Il ehm, Teltamer si trova nella regione di Al-Azakah, dove gli americani, tra le altre cose, hanno un'importante base eh, al-Shaddadi. Se non sbaglio, adesso è passato un po' di tempo da quando. Eh, lo, la seguivo proprio giornalmente questo conflitto perché sono un po'. Sì, al Shaddari, guarda, meno male. E l'altra città è, eh, se non sbaglio, dove ci sono gli scontri, Ain al Ecco, eh, e qui abbiamo il secondo fronte che si è acceso, cioè scontri tra i curdi e le formazioni di terroristi guidati dalla Turchia. Eh, e l'esercito contro sempre queste formazioni, l'esercito siriano. Più a sud, dove nella zona di Deir, El Deir Zor, eh, dove ci sono le basi di occupazione americana in Siria, sempre il discorso un aggredito, un aggressore, no? lo Stato sovrano e lo Stato occupante, eh, che non esiste per i nostri media in questo caso, perché non c'è la Russia evidentemente. Eh, a Deere Zor c'è una situazione di tensione fino al, allo scontro armato tra le tribù locali eh, arabe e le formazioni eh, fintamente a guida curda, ma in realtà rispondono agli Stati Uniti delle SDF. Le SDF cosa sono? Non sono nient'altro che le stesse tribù che avevano prima la bandiera nera dell'ISIS. Una volta arrivati gli americani che avevano bisogno di occupare la parte est del paese, queste tribù non hanno fatto nient'altro che ammainare la bandiera nera dell'ISIS e issare quella gialla dell'SDF e gli americani procedevano verso sud con le formazioni curde al seguito avanzando alla velocità dei veicoli e cioè in un giorno facevano 70-80 km di avanzata senza neanche che ci fossero segnalate battaglie o scontri, e questo era indice appunto di un passaggio di territorio, perché le tribù che erano responsabili della custodia e del controllo di quel territorio semplicemente vendevano il loro controllo ai nuovi padroni, valigie cariche di dollari e tutti contenti. E quindi hanno occupato tutta la parte est dell'Eufrate, dove casualmente è un caso eh, perché ci sono i pozzi di Alomar. I pozzi di Alomar non, non solo rappresentano la maggior produzione petrolifera del territorio siriano, ma anche le maggiori riserve eh, petrolifere del eh, popolo siriano. E naturalmente chi lo estrae? Gli americani e lo usano per il loro fabbisogno e per pagarsi l'occupazione di queste regioni di fatto di, eh, i dividendi cioè i, le entrate dalla vendita di questo petrolio rubato servono per pagare i loro hm, diciamo capi tribù, i capi bastone che controllano le milizie locali ecco. e, e questa è la situazione ci sono scontri qui tra la popolazione locale e le tribù ribelli che non sopportano più l'occupazione e vogliono tornare sotto il legittimo governo siriano eh, però ci sono le forze occupanti spalleggiate dagli Stati Uniti che si oppongono a questo nel silenzio di tutti chiarissimo, è chiarissimo. sintesi molto efficace ed esaustiva Stefano ti salutiamo che abbiamo grazie, fatto aspettare grazie, 20 mille. minuti il nostro povero Alessandro Volpi l'avevo detto un quarto alle 10 ma Ah, insomma, di, no no, 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 no livello di Sono gradimento della nostra <ride> de, de nostra di questa live è stato molto importante quindi insomma no, vuol dire che la gente ti voleva sentire parlare e quindi noi ti si fa a Speri speriamo Speri. di non aver poi detto no, troppo noi scena. per no, primi insomma <ride> poi appunto devo vedere a me ha fatto molto piacere, piacere molto vi ringrazio molto. ancora tutti per il lavoro che fate e per avermi invitato nella vostra trasmissione per me è stato un vero onore grazie, grazie per, per aver te. accettato l'invito grazie grande piacere ci vediamo presto la prossima volta con Dall'Aglio sì quello sarà un colpo veramente ottimo un abbraccio Buona serata a tutti Sifano, ciao, Grazie, grazie, ciao, grazie ciao, ciao, ciao. E ora passiamo Ad Alessandro, a chiamiamo professore. il nostro Alessandro oh, che l'abbiamo fatto aspettare un poco. Sì. insomma noi introduciamo, gli ultimi dati Istat registrano che l'Italia si è fermata, soprattutto stanno riducendosi i consumi interni. Gli investimenti a spesa delle pubbliche amministrazioni. I salari sono troppo bassi, il PNRR non sta funzionando. Cosa sta facendo il governo? Fatto un quadrino. <ride> edificante e quindi parleremo eh, te, come al sei solito già messa in, di buone in, notizie anche esatto. questa sera <ride> con l'angolo e quello che facevo mm. io al report l'angolo delle buone notizie l'angolo che ci ogni domenica arriva. sera <ride> torniamo andiamo a letto più fiduciosi dopo aver parlato l'angolo delle good news di meraviglioso paese con Volpi eccoci qua allora, perché qua si sovrappone che cosa c'è in casa Ah, ecco stavo ecco. guardando sì, il sole 24 ore e dice che arriverà anche la stangata dell'autunno sui prezzi buona notizia cioè, sì, ciao Ale ciao, scusa no, l'attesa no. ma è stata serata di debutto di un nuovo diciamo una new entry per Ottolina ma eh, iperattivo sui social per fatti suoi da un po' e quindi diciamo c'era un sacco di gente che le voleva chiedere un sacco di robe quindi insomma abbiamo Abbiamo un po' tegameggiato, grazie della, de, de, della pazienza, e de vado io. Vado no, io. No, insomma, mm. questa cosa è gli ultimi dati. Vale, Scusate, che vai, fotografano una situazione dell'Italia. Perché, vorremmo. diciamo un po' la, 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 il refrain col volpe è che noi siamo super. Io sono pessimista, però lascio uno speraglio. Lui ce li tronca e poi arrivano i dati reali e sono peggiori anche <ride> sì, delle, pre, sì. delle previsioni. Esatto, del Volpi, se ci quindi. commenti questi, questi dati intanto. Ma sì, i dati mi sembrano molto chiari, eh, sono chiari perché l'Italia non cresce nell'ultimo trimestre dello 0,4, quindi vuol dire che probabilmente eh, la crescita complessiva del nostro paese a fine anno non arriva all'1%. Ora questo in termini contabili vuol dire di contabilità pubblica, vuol dire che per fare la NADEF e soprattutto per fare la manovra... La legge di bilancio ci sono ancora meno spazi, ce n'erano pochi, ce ne sono ancora meno perché era stimata eh, la manovra con partendo da un 1% di crescita che probabilmente non ci sarà. Però io penso che il vero problema non sia questo, cioè questo è un pezzo di ragionamento, ma insomma, l'abbiamo fatto più volte fino alla noia. Io penso che però invece Istat dica con grande chiarezza ciò che ormai è inoppugnabile. Cioè che il paese non cresce prima di tutto perché non ci sono i consumi interni. Cioè qui è inevitabile. Ormai è chiaro, la, la, la componente rappresentata dai consumi interni nelle sue diverse articolazioni non esiste più. Quindi noi non abbiamo più nessun tipo di spinta. Che possa provenire dai consumi interni e mentre prendiamo atto di questo che cosa facciamo? ci opponiamo al salario minimo perché riteniamo che possa determinare effetti negativi smontiamo il reddito di cittadinanza eh, cerchiamo in tutti i modi di puntare soltanto su alcuni bonus che sappiamo andare Prevalentemente da alcune categorie, cioè, alla fine non stiamo facendo nulla per alimentare il meccanismo dei consumi. Non ci siamo posti minimamente il tema di un calmiere reale sui prezzi dell'inflazione perché altri paesi questo ormai lo stanno facendo, noi. Continuiamo a far correre l'inflazione in maniera assolutamente eh, libera e in più abbiamo tutta una serie di contratti che non sono rinnovati. Faccio un esempio banale: tutto il settore turistico non ha contratti rinnovati e ha salari da fame. Quindi, eh, un paese senza domanda interna dovrebbe porsi come grande questione come si alimentano i consumi a partire dai redditi medio-bassi, che sono quelli che sappiamo strutturalmente fanno. I consumi di un paese e i dati. Ora ce li abbiamo davanti. Mi sembra che le politiche non vadano in quella direzione e, invece, non sarebbe, come dire, difficilissimo fare alcune cose. In più, i dati ci dicono due altre considerazioni rilevanti. Il primo, che si sono fermati anche gli investimenti, il nostro paese non ha investimenti il PNRR non sta producendo investimenti perché eh, complessivamente meno del 20% degli investimenti fatti nell di nella vita di questo paese nell'arco di questi mesi è riconducibile al PNRR quindi evidentemente anche lì qualche domandina ce la dobbiamo fare, eh, le gare non partono, partono in ritardo non arrivano le tranche eh, da, eh, da, 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 dalla commissione quindi, no, su, questo, su questo non so se... Visto, non, me li sono messi da parte, però non ho visto, visto il sole sul blocco appalti giugno-luglio ha fatto un paio di paginate parecchio drastiche. Ecco. Poi es non, non l'ho lette bene. Però cioè, era una cosa che avevi già anticipato. Però, di nuovo, anche qua noi l'anticipiamo poi i dati quando arrivano sono peggiori delle Paese. nostre peggiori aspettative. Ma so sono peggiori perché noi stiamo facendo una valanga e abbiamo fatto una ripetizione di errori clamorosa. Eh, basti pensare ora a questo grande bubone che sta scoppiando del super bonus edilizio e ed del 110%, cioè alla fine noi anche lì abbiamo consentito una cartolarizzazione sfrenata, perché il problema del provvedimento in sé nasce sostanzialmente dalla al di là del fatto che non avesse limiti, che non avesse definizioni, tutte cose ci hanno già detto, ma c'è una cartolarizzazione sfrenata, la cartolarizzazione sfrenata che peraltro non è diventata come qualcuno spiegava una sorta di moneta parallela, è diventata una sorta, come si può dire, di, 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 di operazione eh, come abbiamo già vissuto al tempo del governo Tremonti, dove non si capisce più qual è il valore reale. Eh, delle cartolarizzazioni che sono in circolazione l'abbiamo fatta quando è esplosa l'inflazione. Questo abbiamo prodotto, questo combinato disposto della cessione dei crediti con i prezzi alti e abbiamo i cantieri fermi in gran parte del nostro paese. E in Toscana siamo addirittura al 75% dei cantieri fermi rispetto a, al complesso delle operazioni previste. Quindi cioè, qui il, il dato vero è che mancando la spinta dei consumi interni, mancando la spinta degli investimenti e... Aggiungo degli investimenti pubblici, noi ci stiamo trovando in una situazione che è una situazione da chiara recessione, perché nel momento in cui si ferma la domanda estera, perché la Germania rallenta, perché altre realtà europee rallentano, noi non siamo in grado di reagire e abbiamo una situazione drammatica perché noi su quella presunzione di crescita. All'1% abbiamo costruito un pezzettino di questa manovra. Quindi i dati ci dicono cose chiare: questo paese ha bisogno di politiche che partano dall'indicizzazione, dal rafforzamento delle retribuzioni più basse, da forme di salari minimi garantiti, da forme di reddito cittadinanza. Se no, rischiamo veramente di essere rapidamente e drammaticamente travolti io eh, poi rimango sconcertato da quando vedo arrivare Gentiloni che viene a Cernobio in questo posto inenarrabile perché anche lì io sono veramente un, forse sono un tradizionalista ma non capisco come si possa questo rito che ormai dal 75 che va avanti da ragioniera Ambrosetti tutti vanno a rendere grazie a questo posto e alla fine della fiera arriva Gentiloni e dice che non si può toccare il patto di stabilità, che non ci saranno deroghe e quindi che l'Italia deve fare al più presto possibile le riforme del PNRR. Ora io francamente se queste sono le analisi che abbiamo in testa sono convinto che per il nostro paese sia veramente, veramente molto complicato e aggiungo, torno a dire, ho l'impressione che la difficoltà del governo Meroni di fare un qualsiasi tipo di riforma, di scusatemi di legge di bilancio, venga da una parte attribuito all'Europa e dall'altra venga attribuito al buco del superbonus. Due cose peraltro in parte vere, ma che serviranno a sostanzialmente accelerare ulteriormente il processo di privatizzazione, come del resto ormai a più riprese ci sentiamo dire da Tajani, ci sentiamo dire, e paradossalmente abbiamo la Lega di Salvini che si oppone. Al processo di privatizzazione, quando sono i teorici dell'autonomia differenziata. Quindi veramente mi sembra che la situazione da questo punto di vista non sia, non sia affatto semplice, ecco, non sia affatto chiaro. Sì, appunto, questi due punti sono quelli che ha toccato Giorgetti no, nel suo intervento al forum. Lui sembra abbastanza conscio del, della drammaticità della situazione, ma ti sembra abbia proposto qualche soluzione? A parte non so, non so. La soluzione mi sembra abbastanza evidente, la scriveranno non nei numeri ma nelle cose e la, la, la soluzione è la privatizzazione. Cioè quando Giorgetti dice noi possiamo anche immaginare di cedere partecipazioni che sono partecipazioni che deteniamo fino ad oggi, eh, perché magari poi in cambio <coughs> facciamo qualche acquisizione e non si capisce a cosa si riferisca questa fumosità nel settore high tech o cose di questo genere. Vuol dire che ci sarà in essere un percorso di dismissione radicale. Tra l'altro, io lo sottolineo: insomma, Giuliano immagino l'abbia eh già notato con chiarezza. Ma eh questo governo sta cominciando a parlare con chiarezza di privatizzare le concessioni demaniali. Cioè uno dei temi non è solo la privatizzazione, vendiamo MPS. Perché non possiamo tenere una banca pubblica? Perché l'Europa non vuole. Abbiamo ceduto eh, definitivamente all'Italia, cediamo la rete infrastrutturale, cediamo a quel poco che c'era di autostrade, tutto. Facciamo un gran, eh, un, come dire, una grande svendita. Ma si comincia a parlare di. Eh, privatizzazione di cessione delle concessioni dei magnali, dei porti, che poi preluderà una soluzione anche sulle spiagge. Io sono convinto che eh, diventerà un tema anche quello. Eh, e via dicendo. Quindi io penso che le considerazioni Giorgetti, Giorgetti dice: Ci hanno lasciato questo giochino infernale che è il super bonus. Che in parte è vero eh, perché torna a dire l'ho scritto. Da anni che non si poteva fare quella cartolarizzazione sfrenata perché non c'era la copertura in termini fiscali, si faceva un buco fiscale grosso come una casa. Perché la cartolarizzazione vuol dire che qualcuno esibisce quel credito per non pagare le tasse quindi vuol dire che c'è meno gettito fiscale nel momento in cui si fa un, un, una montagna di carta da 110, 120, 130 miliardi è evidente che verrà meno gettito fiscale o ci vorranno nuovi soldi pubblici quindi lui dice c'è stato questo disastro che abbiamo ereditato la banca centrale continua ottusamente e il buon Gentiloni eh, diventa l'aedo, il vate della politica rigorista e noi cosa possiamo fare? Non ci sono i soldi, facciamo un po' di difesa del cuneo fiscale così indeboliamo ulteriormente l'Inps e per il resto andiamo sullo eh, sforzo di privatizzare tutto quello che possiamo privatizzare per trovare quelle risorse che ci diano il consenso di una parte di quei ceti con i quali interloquiamo, che sono quelli che beneficiano della riforma fiscale e della delega fiscale. Cioè, questo mi sembra lo schema. È chiaro che se la sinistra reagisce, scusatemi per la definizione assolutamente impropria, la sinistra Gentiloni. Um, però insomma da giovane aveva un passato era di democrazia proletaria Gentiloni pur essendo un nobile una nobile famiglia Gentiloni era di per il popolo come si eh, chiama sì, 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 sì. era proprio la Serbito. sinistra maoista che poi era entrato anche in democrazia esattamente servire Mamma il popolo veniva di lì ma insomma la allora, parte questi trascorsi si è perso ormai da tempo però cioè, quando poi alla fine la posizione della commissione europea e attraverso volutamente la voce dei gentiloni diventa e bisogna ritornare al rigore, quindi bisogna rimpristinare il vecchio patto, cioè io penso che comunque qualunque malefatta faccia la destra, ad oggi non ha un'interlocuzione o un'opposizione reale che possa provenire da sinistra. Questo eh, i dati Istat dovrebbero averlo insegnato e avrebbero dovuto anche allo stesso gentiloni far capire che qui c'è bisogno di una politica espansiva. Di una politica che faccia anche un po' più di debito nella misura in cui il debito serve a finanziare concretamente il, come dire, gli ammortizzatori sociali. Noi abbiamo bisogno di reddito di cittadinanza, al di là della funzione eh, che poi doveva avere, di, era un ammortizzatore sociale e c'è poco da fare. E, peraltro, i dati Istat, se disaggregati, ci dicono che in alcune realtà territoriali il dato è molto più drammatico del meno 0,4%. Di fatto, abbiamo una difficoltà di tutto il settore manifatturiero. Paradossalmente, noi abbiamo le banche che corrono e fanno utili e il settore manifatturiero che fatica. E la storia ci dovrebbe insegnare che le banche fanno gli utili quando le imprese vanno bene, perché sennò a cosa servono le banche? E invece, le banche stanno facendo, insomma, il dato è di oggi: no? 6 miliardi di buyback, cioè si ricomprano le loro azioni per pagare i dividendi e le imprese sono sostanzialmente so, da, soprattutto le piccole e, e medie imprese sono in difficoltà e che cosa fanno tendono inevitabilmente a finire ne, eh, nell'economia grigia nell'economia perché questo è il quadro però eh, mi sembra che anche dati così evidenti così palmari non ci stiano insegnando quale dovrebbe essere la strada la strada di riferimento siamo timidi eh, oltre misura nel dire queste cose ora io spero che come dire, il sindacato, il sindacato, la CGL, altri sindacati, altre sigle sindacali, l'opposizione vera, perché non mi sembra che ci sia un'opposizione in termini parlamentari, provi a reagire, perché questi sono numeri eh, veramente, veramente difficili. Per, e la prossima legge di bilancio sarà una legge di bilancio che piegherà il paese verso le privatizzazioni. A proposito di privatizzazioni è eh, molto interessante la riflessione che hai fatto su appunto l'operazione cessione della rete di team KKR che ricordiamo è il fondo per eccellenza nella letteratura, c'è cioè, tutta una letteratura abbastanza interessante nel mondo anglosassone di come funzionano i fondi de de della finanza, intesa, in cioè raccontata in modo giornalistico, molto anche un po' sensazionalistico ma divertente. KKR è proprio il male, nella letteratura eh, giornalistica finanziaria statunitense KKR è il male, proprio che, che è dipinta così, eh, ricordiamo ovviamente come qualsiasi altra eh, grande entità, diciamo... Eh, finanziaria statunitense come principali azionisti a ah, lo sapete già chi ha chi segue ottolino sa esattamente anche se a questo giro qua mi sembra che manchi State Street al posto di State Street c'è cioè, eh, Capital Group questa insomma questa piccola vicissitudine tra, tra la terza fascia e sostanzialmente insomma vabbè raccontaci un po cosa sta succe cosa, cosa succederà su quel fronte lì e cos'è la roba che, che, che non ti torna, che hai diciamo in qualche modo anche allargato al resto delle partecipazioni statali e, e la riflessione che hai fatto mi sembra di carattere generale molto interessante per capire anche come le partecipazioni statali possano avere ruoli diversi anche a parità diciamo di percentuale, però in Cina ad esempio vengono utilizzate per un certo, in un certo modo, da noi negli ultimi 15 anni sono state utilizzate in tutt'altro modo. Ma, sì, ma io penso che la vicenda di Tim abbia due aspetti rilevanti. Il primo è la vicenda in sé, perché la vicenda in sé ha anche, se vogliamo, una buona dose, quantomeno di ridicolo. Allora, i eh, Fratelli d'Italia sono stati storicamente i grandi avversari dello spezzatino, cioè della separazione della proprietà della rete dai servizi erogati dalla rete. E secondariamente hanno sempre sostenuto che sarebbe stato opportuno accelerare il tempo della rinazionalizzazione, quindi immaginare Vivendi che è il principale azionista e riportarlo in patria. Sovranismo, fischia, e questo mi sembra la dottrina del sovranismo. Io ero anche abbastanza colpito da questa posizione. Vanno al governo e che cosa fanno? Beh, cambiano completamente idea, completamente. E però non ce l'hanno chiarissime le idee, eh, Giuliano, non è che ce l'avessero fin da inizio chiarissime, perché all'inizio sembrava che l'intervento per eh, operare, diciamo così, l'intervento su team, quindi il passaggio di proprietà di team, quindi della rete fissa, avvenisse attraverso un accordo tra Cassa Depositi e Prestiti e, e Macquar, che è diciamo, l'altro grande fondo, peraltro anche Macquarie partecipato da Vanguard come azionista di riferimento, quindi sembrava un accordo con gli australiani pseudo australiani perché poi in realtà erano del tutto americani. E Cassa dei Poeti e Pestiti che ci metteva qualcosa alla fine, anche per le pressioni di Vandì che vuole 30 miliardi e non ne vuole 21, quanti ne vogliono dare? Il governo italiano a un certo punto cambia idea: cambia idea e decide che non va più bene MacAir e bisogna invece cominciare a parlare con KKR. Eh, e qui c'è un ulteriore passaggio cioè si decide di parlare con KKR o KKR insomma diciamolo in forma più corretta KKR e KKR diventa colui che tratta l'acquisto privilegiato ed esclusivo e decide poi di fare un accordo col governo italiano per cedere una percentuale fino al massimo del 20% quindi non è che il governo italiano entra direttamente nella trattativa con TIM ma Dentro l'esclusiva di KKR si riserva la possibilità di negoziare il 20%. Questa volta addirittura senza cassa dei poi dei prezzi, direttamente da parte del governo, quindi non vale più il fondo australiano. Ci puppiamo il fondo KKR, che è, come dicevi tu, l'emblema del fondo dei fondi, perché dentro c'è BlackRock, Vanguard, una serie di fondi. Non si sa di chi sia, tutta sta roba, perché poi alla fine il vero tema è che si sa come dire, chi sono questi soggetti, ma dietro a questi nomi e contenitori non si sa che cosa realmente ci sia, si nasconda, perché è così, lo dice uno che questa roba la studia da, da un po'. E alla fine della fiera il governo italiano decide di fare questa eh, scelta, di fare un accordo, che, che era di tenere fino a un massimo del 20%, con 2 miliardi e 2 di investimenti, che sono quelli che non avevano ancora speso nell'accordo con Macquarie. Ma Ora, questo è il primo tema, quindi idee confusissime, cambiamento di idea originaria. Prima bisogna nazionalizzare lo Stato, non facciamo lo spezzatino. Si va al governo, si fa lo spezzatino e si cercano gli interlocutori. Se ne sceglie uno, non va bene questo qui e si piglia quell'altro, nonostante non siano così diversi perché ripeto, gli azionisti sono in parte gli stessi. Ma si sceglie che iar, al quale si lascia la trattativa, come dire, unica con team e quindi con Vivandi di Bollore e ci si aggrega perché perché si dice noi eserciteremo i famosi poteri speciali e qui c'è il secondo tema ma mi dovete spiegare ma quando mai lo stato italiano ha esercitato un potere speciale nelle partecipate nel corso degli ultimi anni fatemi un esempio lo dico sempre ai miei colleghi che sono più come dire eh, mercatisti ma fatemi un esempio cioè noi abbiamo avuto e abbiamo tuttora Enel, Eni, Montepaschi, dove lo Stato intanto nomina il Consiglio di amministrazione. Montepaschi tutto, Eni praticamente tutto, eh, Enel praticamente tutto. Siamo riusciti in qualche modo a impedire che questi soggetti partorissero extra profitti? Cioè il Consiglio di amministrazione è riuscito a dire: Beh, guardate, forse è meglio usare eh, immagini per calmirare le tariffe e non aumentare le bollette, invece che fare una fracassata di utili. No. Perché? Perché ragionano in termini finanziari, perché i driver non sono il 20% dello Stato italiano o il 30% dello Stato italiano posseduto, ma sono i fondi che determinano la linea e la determinano candidamente a quei consiglieri di amministrazione che ha nominato lo Stato e che ha nominato il governo spartendosi i, i posti cioè Fratelli d'Italia sceglie quello, eh, Forza Italia sceglie quell'altro, ma poi alla fine questi signori, oltre a prendere una fracassata di soldi di stipendio, ma cioè, hanno modificato un, una, una linea finanziaria, hanno, ripeto, Monte dei Paschi comanda lo Stato e una delle banche che ha fatto gli extraprofitti e non poteva evitare di fare gli extraprofitti. Decidevano e dicevano: "noi i tassi che pratichiamo nei confronti della nostra clientela sono questi qui. L'hanno fatto o no? Allora, qual è il senso? Io dico, ma allora uno. Ma qual è il senso di fare un'operazione dove noi prendiamo il 20% scarso di un fondo che è un fondo de, che è, come dicevi te, il peggiore dei fondi a cui consegniamo la rete fissa? Consegniamo la rete nel nostro paese, l'autostrade ce l'ha un fondo. Questo peraltro è Macaer, quindi già, eh, eh, abbiamo già dato. Eh, gli diamo la rete fissa e gli diamo anche a, ad oggi i cavi sottomarini. Cioè questo è un fondo che è un fondo, ripeto, chiaramente finanziario. Che cosa ci è servita questa spesa? Per i poteri speciali? Sbagliato perché non li abbiamo mai usati. Abbiamo sempre seguito una logica meramente finanziaria. Allora o ci mettiamo in testa che noi, ma io lo dico veramente perché ne sono alci convinto: le imprese strategiche, le società strategiche, le riportiamo nella gestione del pubblico e facciamo una politica che non è finanziaria ma è economica, per cui appunto. Io voglio garantire come ha fatto la Germania con la fascia della distribuzione del gas, voglio garantire un prezzo calmierato e quindi, siccome il mercato dell'energia, per esempio, è un mercato oligopolistico, cioè ci sono due o tre gruppi che sono dominati dal pubblico, bene, facciamoli veramente pubblici in maniera tale che non ci siano dentro azionisti privati, fondi che gestiscono, non gestiamo in termini finanziari, ma gestiamoli per calmierare i prezzi quando è necessario e lo stesso facciamo con la rete. Facciamo in modo che la rete che è una sia una roba sostanzialmente eh, decisiva in questo senso. E nel momento in cui la rete sarà gestita pubblicamente, i servizi che vanno sulla rete terranno conto di queste condizioni. Se no, non ha nessun senso fare queste operazioni. Avere il 20% di una società che ragione in termini finanziari e alla fine gestirà la rete in termini finanziari e farà lo spezzatino e magari inevitabilmente, eh, come dire, asseconderà i, 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 coloro che produrranno i contenuti di quel sistema che utilizza la rete così come stiamo facendo per l'energia non ci serve assolutamente a nulla, cioè il salto di qualità consiste veramente ma se no eh, sono soldi completamente buttati via perché, eh, e abbiamo l'esempio Palmare torna a dire ma Eni, Enel hanno modificato in qualche modo le sorti del, del costo dell'energia? No! Il contenimento è stato fatto con un sussidio da parte dello Stato tratto dal bilancio dello Stato, che è stato in parte minima finanziato dai dividendi di Eni ed Enel, che peraltro hanno distribuito dividendi in maniera oculata, in maniera tale da come dire, garantire un certo tipo di equilibrio. E alla fine non abbiamo cambiato niente. Allora non raccontiamoci questa favoletta come è stato per gli extraprofitti, che noi entriamo dentro questa realtà perché vogliamo avere poteri speciali. I poteri speciali non ce li avremo e la dimostrazione concreta è che non li abbiamo neppure in società dove la partecipazione è molto più alta, perché stiamo inseguendo gestioni di tipo finanziario, come dicevi tu giustamente. Ormai sono anni che noi gestiamo le partecipate anche avendo una presenza pubblica con finalità che sono puramente finanziarie e lo facciamo, è bene dirlo, sia per quanto riguarda le società grandi, Eni, Enel, ma anche per le multiutility, A2A, Iren, Era, facciamo la stessa cosa, gestiamo queste società in base alla necessità di remunerare gli azionisti di riferimento. E lo Stato italiano in questi casi è un azionista come gli altri, non chiede nessuna politica industriale. Non chiede nessuna, questo è, è, è il vero problema. E Tim rientrerà in questa fattispecie. Avremo dentro, e lo dico amaramente, la possibilità di nominare dei membri del consiglio di amministrazione che serviranno a dare delle poltrone a qualcuno. Ma questa non è demagogia, è così perché mi dovete spiegare, ripeto, tutto il management mh, di Eni, Eni, nel corso degli anni, lo stesso Montrepas, quanto abbiano inciso nel non tener conto solo delle dinamiche finanziarie e quindi anche team siamo pienamente dentro questo, questo schema tra l'altro ripeto avendo scelto il fondo più aggressivo avendo scelto come interlocutore noi avremo nelle autostrade un fondo come Macair avremo appunto che peraltro come dire ha già un ruolo anche in tutta una serie di altre società avremo BlackRock abbiamo BlackRock nel sistema bancario, Vanga nel sistema bancario Abbiamo nella rete, eh, per quanto riguarda diciamo così, le due eh, i soggetti principali, la presenza di KKR, quindi è abbastanza evidente che questa operazione non è un'operazione che cambierà le sorti della politica industriale del nostro paese. E si torna al tema dello 0,4 di crescita: perché è chiaro che se noi non abbiamo strumenti per rendere meno costosa l'energia, per contenere il costo delle bollette, per avere anche servizi. Telematici che siano più efficaci, più efficienti, eccetera, eccetera, e meno costosi. E noi avremo una contrazione ulteriore dei consumi. Mm, questo è il, il tema che mi sembra bisognerebbe sollevare. E quando vedo arrivare il Candido Gentiloni, il Conte Gentiloni Silvieri, arrivare a Cernobio e dire: signori, guardate che bisogna fare i bravi, bisogna smetterla perché non ci danno la deroga perché bisogna fare le riforme del PNR, se no, cioè io veramente penso che cioè bisogna... Volevo aggiungere no. due cose. Allora, una è tanto che KKR per chi non lo sapesse, diciamo, un qualche disastretto in Italia l'ha già fatto perché si è comprata Magneti Marelli e la, la sta sbriciolando. Eh. E diciamo Magneti Marelli era una delle poche cose rimaste, diciamo, che ha un valore industriale, strategico, anche capacità di innovazione e ricerca di un certo livello. L'altra cosa che volevo sottolineare, ci ritornerò. Eh, fra un paio di giorni con, con un pippone ad hoc e eh, siccome insomma sto leggendo delle robe di analisi della crisi ma so della crisi cinese ma soprattutto di proposte di soluzione da parte de del mainstream finanziario dall'Economist al Financial Times e poi a Pappagallo ovviamente i nostri giornali dove chi si occupa di finanza non fa che tradurre quattro giorni dopo il Financial Times e questi giornali l'Economist non, non, non non esiste altra notizia eh, sui giornali vabbè, italiani. No, no, c'è anche, anche qualcuno che ci mette del suo, tipo Federico Rampini. Perché... Ah, vabbè, no, no, io dicevo giornalisti finanziari. No, no, Federico Rampini, eh, mi riferivo proprio a lui che, tra l'altro, oggi ho visto, insomma, ci tornerò appunto perché è, la roba ha, ha aggiunto una dimensione, ha fatto questo editoriale dove dice: Gli Stati Uniti raddoppiano la crescita cinese, parlando della crescita anno su anno di un trimestre, che non vuol dire niente, no, nell'aggregato, di un anno, e quindi stanno dicendo e sostanzialmente stanno scrivendo dei giornali mainstream, il Post, il Corriere della Sera, eccetera, in Italia sta è come se scrivessero, che ne so, la Spagna ha più abitanti dell'Indonesia, ecco, cioè stanno dicendo questo livello di roba qua, ma a parte queste che sono proprio eclatanti, e, e le può scrivere Rampini e quell'altro bimbotto del Post che ne sa di finanza come io eh, di pallone, eh, ma eh, c'è una cosa invece più strutturale che appunto tutte le Ricette che vengono date. Cioè, la, la il problema che viene individuato è quella della scarsa remuneratività dei soldi in investimenti in Cina rispetto al ciclo precedente, no? E tutto questo è. Ma sapete, noi ce l'abbiamo, la soluzione. Sapete cosa bisogna fare? Come in Occidente? E cosa succede in Occidente? Esattamente quello che ha descritto benissimo. Per team, la rete team e anche le altre partecipate. Dove, diciamo, quando lo Stato dà una mano a un'azienda entrando come socio di minoranza, in qualche modo, eccetera, non lo fa mai per motivi di politica industriale, ma lo fa semplicemente per garantire la remuneratività di quel capitale lì. E quindi sostanzialmente è in effetti è investire in alcune grandi aziende eh, monopoliste che hanno concessioni monopolistiche in occidente è molto remunerativo a scapito ovviamente della produttività del sistema e proprio dei costi diciamo di produzione del sistema e quindi diciamo loro dicono dovete fare così perché in effetti in quel modo il PIL cresce eh? perché il PIL non è che discrimina tra una cosa che è un aumento produttivo, un aumento di ricchezza tangibile, reale delle persone, e una roba che è un passaggio di soldi dal basso verso l'alto. Il PIL è PIL, nel senso, non, non, non fa queste distinzioni. Quindi in effetti, io, ma, quindi, negli Stati Uniti il PIL regge, sta reggendo benissimo, esclusivamente a, in funzione di queste eh, dinamiche qua. E l'economist dice alla Cina: visto che non crescete più del 24% ma del 5%, no? Grande dramma, eccetera. Cosa dovete fare per attirare i capitali? E dovete fare trasformare le vostre politiche industriali rispetto alle aziende, ai grandi gruppi statali, come facciamo noi, dove l'unico scopo non è la produttività, la, 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 insomma, la, 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 la crescita, diciamo anche tecnologica, eccetera, cioè, ma la remunerazione dei capitali. E invece la Cina sta andando esattamente nella direzione contraria, non è chiusa all'ingresso di nuovi capitali. Ma semplicemente, dice le, le, le SOE, no? si chiamano State Owned Enterprises, cioè il loro compito primario è servire lo sviluppo tecnologico-industriale della Cina, perché il nostro compito primario è rendere la Cina, diciamo. Mh, autosufficiente, ma non in senso autarchico, nel senso indipendente, per cui se uno poi non ci vende più i chip, noi li sappiamo fare da noi, insomma, nel senso in senso non autarchico, come mussoliniano, dobbiamo farci tutto in casa, nel senso di avere la sicurezza nazionale, ecco. E questa cosa qua, diciamo, è completamente stravolta nella narrazione nostra, per cui si propone alla Cina eh, come via d'uscita il modello che ha descritto benissimo eh, con casi specifici, Alessandro, fino ad ora, che invece proprio è la morte, eh, come vediamo, possiamo constatare molto bene sì. noi eh, de, 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 del tessuto industriale ha capacità produttiva della capacità di creare ricchezza vera, non uh, di carta. Ecco, e quindi volevo sottolineare. Ma, ma, ma infatti il tema è proprio quello lì. Ora è tardi e non ci sono le condizioni, ma il tema è proprio quello lì. Cioè, il tema è che. Eh, Sostanzialmente, eh, questo intervento dello Stato serve a garantire il rendimento dei titoli, pensando che bisogna favorire eh, così gli interessi degli azionisti, ragionando sull'ipotesi in prospettiva che se io privatizzo la sanità privatizzo la previdenza, privatizzo la scuola, ci saranno necessità di tutta una serie di eh, soggetti privati che investiranno nella scuola, nella sanità, che dovranno raccogliere capitale, e lo raccoglieranno sui mercati finanziari e quindi i mercati finanziari devono garantire rendimenti stabili e costanti. Questo è il tema, è lì la trasformazione. La trasformazione è vero quello che viene proposta la Cina, perché si vuole superare la dimensione produttiva e trasformare gli abitanti di un paese in eh, soggetti finanziari. E quindi è chiaro che se io dipendo per quanto riguarda la mia previdenza dal rendimento delle azioni che si è comprato il mio fondo pensione e le azioni sono quelle dell'ENI e la principale preoccupazione dell'ENI non è abbassare le bollette ma è avere rendimenti finanziari più alti perché il mercato sa che le bollette sono più alte e quindi i miei rendimenti finanziari sono più alti. Il circolo vizioso è che io paradossalmente che sono un dipendente di una determinata azienda e mi faccio la polizza produttiva, la poesia finanziaria per coprirmi e magari quella poesia finanziaria remunera le azioni, remunerano la questione finanziaria e la mia azienda chiude, cioè io non mi trovo più nelle condizioni, eh, gli Stati Uniti ne hanno vissute ciclicamente di queste crisi, dove il soggetto finanziario, lo stesso soggetto finanziario entrava in rotta di collisione col suo essere soggetto produttore. Perché se i titoli finanziari andavano male, lui perdeva la pensione, però se i titoli finanziari eh, per andare bene prevedevano un certo tipo di licenziamenti, lui o che lavorasse di più o non lavorasse più, lui doveva bersi questa roba qui. E questo è il tema, cioè che le partecipate di Stato non dovrebbero essere questo però, perché se no questo non è statalismo. E uno dei Giorgetti mi racconta a Favoletta o la Meloni che loro sono entrati dentro eh, per esercitare i poteri speciali nei confronti di KKR oppure hanno gestito MPS con un intervento pubblico. Loro l'hanno gestito in termini finanziari per garantire... Il rendimento dei titoli a quella pletora di soggetti finanziari che, anche nella nostra società, stanno diventando più numerosi di quelli che sono i soggetti produttivi e ci sarà una retrocessione industriale infatti i dati ci dicono che la manifattura italiana sta cominciando a faticare drammaticamente cioè questo è il meccanismo paradossalmente è come quando negli anni 80 si è messa l'industria in contrapposizione ai servizi il referendum craxiano dell'84 era questa roba qui era il superamento della fase della grande industria a vantaggio di una società che era una società terzializzata e che quindi aveva bisogno di un contenimento del costo della vita anche a discapito dello smantellamento del sistema industriale. Oggi questa operazione si sta ripetendo attraverso una finanzializzazione che passa dalla privatizzazione e, e se no non si capirebbe il senso, se no, ripeto, in un mondo normale il governo italiano che nominava i vertici, nomina i vertici delle società strategiche, Eni, Enel, SNAM, eh, ripeto, la stessa Montepaschi. Ora avrà un ruolo con questi poteri speciali anche, anche su team. Farebbe politiche industriali, che vuol dire contenimento, torna a dire del costo dei servizi, a vantaggio del sistema industriale, a vantaggio delle imprese, a tutela del lavoro. Non si fa questo, si tutela soltanto. Una cosa che non dici mai aggiungerei ricerca e sviluppo perché poi è tanto per certo, quello che è. Il Certamente, ma è evidente, ma non si fa più, questo non si fa più. Oggi ci sono, noi lo sappiamo, ci sono molti utiliti che si sono, dopo che si sono quotate in borsa e hanno alla, nella loro pancia azionisti privati che ragionano da a, a, a società finanziarie e quindi, se serve, si indebitano per pagare i dividendi cioè si indebitano per pagare i dividendi, che è una roba semplicemente perché se non pagassero i dividendi il valore delle azioni rischierebbe ulteriormente di contrarsi. Il buyback, ma che roba è il buyback? Il buyback io mi ricompro le azioni per gonfiare il valore delle azioni, ma quei soldi non li posso mettere appunto nel fare ricerca e innovazione, non li posso mettere nel fare espansione produttiva, non li no, ricompro titoli della mia stessa azienda, della mia stessa società in maniera tale che... Per effetto di quest'uomo, ci sia una maggiore distribuzione di dividendi. Cioè, questo mi sembra co come dire, il, il tema vero, ma così non ce la facciamo perché anche la transizione in quella direzione sarà lunga e dolorosissima. Vorrà dire lo smantellamento di una parte significativa del sistema industriale italiano che ancora oggi l'asse portante, abbiamo un turismo che è dominato dal lavoro povero e loro lo, meriterebbe tutta un'attenzione specifica anche quel tema che anche lì sta finendo nelle mani dei grandi fondi perché i grandi fondi si comprano ormai tutti gli immobili. Ricordiamo qui. tra l'altro ultima cosa che tra l'altro varrebbe la pena poi appunto magari ci torno con un pippone la legge ora in Sardegna per ah, certo. la speculazione dei grandi alberghi che possano Occupare, stendersi, volumetrie sul terreno di Maniale che è devastante, cioè, veramente veramente vendersi a poi a... soprattutto, Giuliano. Ma io mi stupisco che ora eh, siamo in Toscana. Noi almeno io parlo dalla Toscana, voglio dire: ma eh, eh, a Firenze esiste un portale. Visto? Nardella ha cercato di frenare questo effetto degli alloggi, delle locazioni. 13.000 alloggi che sono residenziali che si sono iscritti a questo tipo di portale e diventano sostanzialmente lo svuotamento di qualsiasi attività turistica senza peraltro che questi signori che fanno la richiesta di essere iscritti al portale abbiano nessun tipo di cambio di destinazione d'uso della loro casa, non abbiano nessun tipo di ulteriore incremento di carico fiscale. Quindi noi ci stiamo attrezzando verso un turismo che è un turismo che non prevede la remunerazione dei lavoratori. Allora, l'industria la stiamo bruciando per effetto della eh, finanziarizzazione di cui si parlava, l'alternativa turistica mi sembra che sia in eh, grande affanno. Ecco, io penso che eh, questi temi dovrebbero essere affrontati e penso, torno a dire, che eh, se non smettiamo di ragionare in termini finanziari... Io sono convinto che non avremo il tempo, cioè la transizione sarà molto, molto dolorosa. Perché Senti, stai... guarda, su questa cosa qua, in qualche modo si lega una domanda che era dalla interessante chat, dalla chat. Da Salesp dice: Di quanto sono diminuiti i risparmi di, degli italiani da, quanto da quando abbiamo sanzionato gas e petrolio russo? o comunque c'è cioè, nel senso al di là dei gas e petrolio russo però proprio questo assalto diciamo alla ricchezza accumulata che è l'unico cuscinetto no? che in qualche modo fa sì che in Italia a differenza della Francia la gente non sia per strada da fuoco a qualsiasi cosa 2022 lo sappiamo è stato il primo anno in cui i risparmi italiani si sono contratti e fai attenzione, si sono contratti in valore assoluto, quindi tenendo conto che c'è stata l'inflazione, quindi vuol dire che è una contrazione molto superiore a quella registrata e stiamo parlando di una cifra che è una cifra vicina intorno al centinaio, 150 miliardi di euro, quindi è evidente che noi, come dicevi tu, c'è cioè una parte di coloro che detengono i risparmi, che devono consumare i risparmi perché non sono nelle condizioni di affrontare il tema e qui veramente e poi mi fermo ma cioè, noi facciamo la battaglia per il salario minimo garantito e lo facciamo attraverso eh, appunto una propos due proposte di legge che ci sono ecco io penso che proprio la legge dovrebbe essere necessaria, cioè io sono convinto che non bastino i contratti nazionali a garantire la indicizzazione, perché noi siamo un paese che è dal 92, 93 che non ha più una legge che agganci l'aumento delle retribuzioni all'aumento del costo della vita. Continuiamo ad andare avanti con l'affidamento al rinnovo dei contratti, sapendo che c'è una parte del paese che non ha contratti nazionali, che ci sono i contratti pirata, sapendo che ci sono contratti che sono dieci anni che non sono rinnovati. Dobbiamo fare una legge, serve una legge che reintroduca dei meccanismi di indicizzazione o altrimenti noi avremo un impoverimento che c'era oggi le tabelle in Italia il potere d'acquisto del salario medio si è ridotto dell'8% rispetto all'anno passato ed è uno dei casi più duri di tutta eh, l'Unione Europea allora una legge su eh, di tanto è eh, più duri cioè, diamo la stradimensione sì, sì, qua abbiamo sì. parlato in passato ma tipo il doppio della media esattamente, esattamente. esattamente. perché noi non abbiamo più nessuna forma dopo la ventata prima dell'84 e poi soprattutto nel 92-93, non abbiamo più avuto e abbiamo affidato questo compito ai contratti nazionali, servito anche ai sindacati per avere un ruolo. Però oggi, alla fine della fila, se noi non rifacciamo una legge su questo tema, noi avremo un impoverimento crescente della popolazione, perché sappiamo bene che l'inflazione non si esaurirà certamente nel giro di un anno, di due anni o di tre anni. E comunque una legge sull'indicizzazione è assolutamente indispensabile. Assolutamente. Vabbò, chiudiamo qua. Grazie, grazie. mille Ale. Ci, ci aggiorniamo insomma, la, la, la vedo, la vedo, la vedo bigia. Va bene, va, la, ci, ci aggiorniamo ciao. nei prossimi giorni. Un abbraccione Ale, grazie ciao, mille. buonanotte. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Allora... Insomma, eh, così con tutte queste energie positive possiamo iniziare la settimana. Esatto, ritorno un attimo a, fare un po un a dire un po' di cose sulle cose future. Domani diciamo non parleremo di, di attualità perché domani è arrivato il momento, riparte l'autunno di un appellone e muore. <ride> e Ma il tuo pippone di domani? Il pippone di domani è, si intitola L'autunno caldo della controinformazione. Quindi eh, tra l'altro diciamo tra chi ci sta seguendo vi dice un sacco di gente, eh, chi diciamo tra i più appassionati che vogliono diffondere diciamo un po' eh, l'esperienza di Ottolina, il video di domani è da diffondere a mani basse, quindi vi, vi faccio proprio un appello a... Condividete. Eh, condividere alla grande, ma no, condividere su Facebook conta abbastanza, ve lo dico, fatelo, eh, perché male non fa però diciamo come avete visto quando condividete video su facebook non girano ecco però condividetelo proprio tra le persone che sapete che sono, sono diciamo orfani di attivismo perché insomma col video di domani lanciamo un po di cose che faremo nel prossimo futuro tra le quali molto importante vi rinnovo questa eh, l'invito a partecipare alla scuola estiva di Dei Sottosopra che si terrà a fiugi dal 14 al 17 eh, settembre un cinquantina di relatori, 12 panel tutto molto 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 interessante Ottolina TV sarà lì per tutta la durata eh, dell'evento dell e lo copriremo online però non copriremo cioè no, non pigeremo rec per farvi vedere gli interventi, se volete vedere tutti gli interventi venite e mi raccomando, chi può, venga perché secondo me è un, mo è un momento importante proprio per passare dal progetto Ottolina, per come è stato fino ad ora, a qualcosa di molto più strutturato, con tutta una serie di collaborazioni e diciamo con un'ambizione ben più, ben più ampia. Oltre a questo, vabbè, ve ne parleremo domattina per bene nel pippone, però per la prossima stagione stiamo cercando di riempire il palinsesto di roba, quindi chi ha proposte, e in particolare di live in qualche modo, perché i video registrati sono un processo un po' più complesso, eccetera, credo che per ora rimarranno soltanto i miei pipponi, ma invece live è una cosa un po' più a, anche gestibile, fattibile anche con uno impegno abbastanza ridotto, eh, quindi dal prossimo a breve cominceremo a riempire il palinsesto di nuove live, anche scazzone, non tutto eh, diciamo pesanti analisi geopolitiche ed economiche, eh, e quindi insomma mh, chi ha voglia di fare eh, appunto cottolina tv continua anzi rilancia quest'anno l'idea originaria che è quella insomma di un luogo plurale di, per, per, per varie voci ovviamente con alcuni paletti ad esempio non suprematisti e non neoliberisti però poi insomma dentro rispettate questi paletti qua siamo abbastanza laici anche per voci abbastanza diverse da, dalla linea editoriale che avete visto nei pipponi in, questo, in questi tempi e Otto Sofia invece ritorna ancora un po' più avanti, fine settembre sì. anche la rassegna stramba aspettiamo un altro po' a rilanciarla semplicemente abbiamo problemi logistici in casa perché ho la mamma allettata quindi diciamo siamo un po' a mezzo servizio distribuendoci con un po' di lavoro da badanti come... Eh, ogni figlio italiano insomma, deve fare la direti la, la, tra l'altro è bivadante quindi insomma, è abbastanza poi ora inizia la scuola insomma, quindi rimanderemo ancora di qualche settimana l'inizio della rassegna stramba non ce ne vogliate quando tornerà la rassegna stramba l'ambizione è di compattarla un pochino perché quest'anno è stata un po' una prova eccetera cioè, dovremmo avere sempre gli stossi, gli, i soliti co-conduttori da... mondo Mondocina Mondocina a, a, a Mondocina credo che ripartiremo un po' a breve, però bisogna sintonizzarci bene con Davide, che ovviamente come sapete è a Changzhou in Cina per tutto l'anno, quindi cambierà completamente l'orario. La nostra idea è farlo all'ora di pranzo, e... però quello ora insomma, potrebbe tornare abbastanza a breve, eh, perché insomma no, un impegno settimanale non è, non, non è troppo. Eh, gravoso e eh, 8 Sofia torna ma, insomma, eh, però la cosa che volevo dire è cioè davvero noi vogliamo quest'anno riuscire mh, tanta gente ci ha raggiunto tanta gente ci ha dato la disponibilità insomma la, la forza lavoro volontaria da sfruttare come dei bravi turbo capitalisti cioè, è aumentata grandemente però diciamo per me siamo solo all'inizio nel senso l'ambizione nostra è abbastanza grande di creare davvero un media, ecco non è che si dice per dirlo, ovviamente ci sono i suoi tempi, nessuno dice che oggi Ottolina TV è un media, è un canale YouTube come ce ne sono tanti però diciamo la nostra ambizione va oltre quello che siamo oggi per farla abbiamo bisogno di gente che dà la disponibilità di fare un sacco di robe, tutte, c'è bisogno di fare tutto eh, redazione, giornalismo Uh, da beccare la roba, grafiche, eh, videomaking, montaggio, editing, eh, gestione delle live, c'è cioè da fare tutto. Quindi eh, chiunque ha qualcosa da mettere a comune, eh, per carità, però, e quindi eh, niente, questo è, quest è quanto. e Andatevi a vedere il programma di appunto della scuola estiva di idee. Sotto sopra, perché poi come la festa di Ottolina, come festa Ottolina, la domenica dopo questi due giorni, cioè, cioè il giovedì c'è una piccola cosa, poi il venerdì e sabato, un eh, eh, programma mega ehm, compatto, eh, ma ehm, mega intenso più che compatto, e la domenica poi ci sarà un'assemblea. E anche a questo, insomma, chi ha la possibilità e chi si vuole dar da fare durante il prossimo anno... Intervenga come insomma è un po' la, noi quando abbiamo fatto l'assemblea a Festottolina è stato un po' per anticipare un po' i tempi in modo che un, un po' di interlocutori possibili, che può essere la Fionda, può essere Marx 21, può essere appunto sotto sottosopra, può essere Contropiano, insomma un po' di realtà. Gli amici fiorentini di una città invisibile, insomma ce n'è un po' di roba. E arrivare lì, insomma, con le, abbiamo buttato sul piatto un po' di proposte, arrivare un po' a questa cosa qua che, che tutti abbiamo avuto il tempo un po' di rifletterci per capire come possiamo diciamo trovare sinergie e fare cose insieme tra l'altro appunto eh, anche avere ospitato stasera Stefano Orsi insomma fa parte di questa di questa idea e, e niente quindi che anche alla possibilità venga perché eh, soprattutto insomma chi non è troppo distante geograficamente mi rendo conto Fiuggi non è proprio raggiungibilissima facilmente chi ha la possibilità venga perché insomma secondo me eh, se siamo in un po' si cercherà di fare qualche passo avanti concreto ecco, non solo di, di far chiacchiere e di nuovo ripeto il fatto che fra pochissimo annunceremo la costituzione ufficiale dell'associazione di Ottolina e anche qua insomma chi ha gambe per lavorare l'idea è quella insomma di fare eh, circo, circoli insomma sezioni territoriali dove fai iniziative eccetera a partire da una campagna di Tesseramento che andrà fatta per bene. Quindi chiunque nel suo territorio fa parte di un'organizzazione che in qualche modo vede con favore, insomma, sposa l'idea che, che ha lanciato Ottolina. Che piano piano stiamo cercando di portare avanti, insomma, si faccia vivo perché a brevissimo, insomma, cercheremo di organizzare un calendario di iniziative un po' a giro per l'Italia per fare questa campagna di tesseramento e dare un po' gambe concrete all'associazione. L'associazione, lo scopo dell'associazione è sostanzialmente portare Ottolina fuori dal web. Ecco, tutta l'ottolina rimane com'è, per quel che riguarda il web, l'associazione diciamo, fa tutto quello che è, quindi organizzazione conferenze, incontri, dibattiti, eh, la festa organizzata per tempo e allargata. E eh, eh, chiedevano per, um, anche per, per quando dovrebbe essere la festa. Eh, La festa sarà come al solito la prima settimana di luglio, insomma una roba del genere una roba del genere però ne, tra qui e la festa se ne farà si farà un po' di cose un po' più piccole però la festa tra l'altro insomma rispetto a, a quest'anno è stata un po' fatta tutta con le nostre forze tra l'altro anche un po' all'ultimo momento ecco eh, quest'anno insomma l'idea è quella di partire per tempo coinvolgere gente insomma sempre guardandoci fuori ecco non, non, non rimanendo non, non costruendo una setta di 200 persone ma guardando fuori anche su, con realtà che non la vedano su tutto come noi non ci interessa insomma essere la settina autoreferenziale proprio non ci interessa ci interessa riaprire uno spazio di, di dibattito che secondo noi insomma manca ho detto tutto? sì Hai detto sono tutto. stato bravo? sì, sì hanno no. proposto anche altri argomenti così ma sono anche le 11 quindi alla sì, prossima ora si vale. comunque scriveteci chi ha voglia di fare ci scriva siamo diciamo in fase di, di talent scouting eh, totale Grazie a tutti, ci vediamo Ciao. domattina col Pippone, per questa settimana ancora solo Pippone, quindi ci rivediamo domenica... No, o, o noi avevamo dei problemi domenica sera? No. No. Ah, cioè, no. abbiamo la tua mamma. Ah no, vabbè, ma domenica sera ancora no, forse la sera, la domenica sera del che c'è, eh, che è l'ultimo giorno di Fiuggi, forse, non so se riesco, perché appunto essendoci l'assemblea mi sa che quella domenica lì potrebbe anche... Che giorno anche... sarebbe? È il 17, 17. 17. quella forse del 17 non si riesce a fare la bolla. Ora vediamo un attimo. Grazie a, tutti, grazie a tutti per averci seguito e buonanotte. Buon buonanotte. Ciao ciao.